Era l'anno 2087. La maggior parte delle zone codificate erano state democraticizzate e istituzionalizzate. Tutti i cittadini vivevano in vicinati equilibrati, dove le autorità codificarono alcuni coinvolgimenti di sicurezza. La maggior parte dei cittadini si sentivano sicuri perché sapevano che le autorità avrebbero protetto i loro diritti basici. Il sistema li stava difendendo da tutti i tipi di crimini di basso livello, come rapine, furti d'auto e altri tipi di comportamenti violenti, domestici e pubblici. Con riferimento ai crimini di medio livello, come frodi economiche e organizzate, tutti i cittadini approvavano la procedura delle autorità. Ciò ha spesso coinvolto una politica terapeutica di profonda interrogazione per gli archivi. In seguito, le consultazioni presso le imprese private mirarono a cambiare questo comportamento frodoso verso un pensiero istituzionalizzato, secondo cui le autorità si prendevano cura di tutti i propri cittadini. Per i crimini di alta allerta, tutti i cittadini sapevano che non avrebbero avuto bisogno di essere coinvolti né di preoccuparsene. Sapevano che le autorità si sarebbero prese cura di tutti questi tipi di fenomeno con un metodo di difesa fermo, esercitato attraverso i nuclei civili JCN. I JCN erano sempre civili e si rilevavano solamente quando dovevano agire in conformità delle direttive impartite dalle autorità. Infatti, anche tra di loro non conoscevano i propri partners, e ciò ai fini di proteggere loro stessi e i propri familiari dalle minacce di alto crimine. Le sparizioni cominciarono in quel momento, e ciò che effettivamente accadde agli autori di crimini di alto livello era sconosciuto da gran parte dei cittadini, poiché essi non tornarono alle proprie zone codificate, o almeno non nella stessa identità. Il cittadino normale capì che le autorità avevano introdotto un nuovo tipo di manuale. Questa procedura era tale da proteggerli tutti dai crimini di alta allerta nei propri vicinati equilibrati. Il cittadino normale sapeva che se avesse voluto scoprire che cosa era successo agli scomparsi, il tutto si trovava negli archivi presso i centri dei civili JCM. I'm not going to do that.